Io chiamo la persona che raccoglie una storia testimone, no? Quindi la persona che è testimone di una storia. E mi piacerebbe fare una riflessione insieme a voi su che relazione poter costruire tra chi narra la sua storia e chi la raccoglie. E io quello che farò è lanciarvi alcuni ami, insomma alcuni stimoli, e poi ci ragioniamo insieme, anche perché un obiettivo di questo workshop era quello poi di darsi 4-5 punti comuni per capire un po' qual è lo stile, no, di questo lavoro, al di là del fatto che poi ogni autore o ogni testimone, come lo chiamo io, è libero, no? Farà la sua scelta narrativa, però ci siamo detti, insomma, questo percorso è bene che condivida qualche criterio di base. Allora, anche questa prima parte è un po' destinata a costruire questa traccia, questi criteri di base, per cui quando chiacchieriamo io mi segnerò alcune parole chiave tra le cose che voi direte, e poi alla fine della giornata, quando abbiamo sentito anche tutti gli altri, proviamo a tirar fuori questi 4-5 punti che saranno quelli comuni dai quali poi si partirà. E, vi passate questo? Io ho pensato di fare questa conversazione utilizzando dei bellissimi testi che vi do, perché secondo me quando si usano dei testi è meglio averli sotto il naso, che sono delle citazioni da scrittori, da un paio di filosofi, che mi sembrano un punto di partenza interessante. Comincio, ho pensato di, poi insomma voi reagite liberamente, dite tutto quello che volete, ma io ho pensato di organizzare questa nostra riflessione un po' in tre blocchi. Il primo è, a proposito di una storia 2, focalizza su di voi, sul testimone, su quello che raccoglie la storia. E rispetto a questo, insomma, penso che sia utile farsi qualche domanda su il senso, il significato che attribuiamo a questo fatto che noi andiamo a raccogliere le storie degli altri, e a qualche considerazione, diciamo, anche di tipo etico. Che cosa ci sta dietro anche dal punto di vista della spinta etica di questa scelta. Il secondo blocco focalizza invece sulla persona che narra, e su questo ci diremo alcune cose, perché raccontare, non so quanti di voi hanno raccontato la propria storia a qualcun altro. Il mio modesto parere è che quando si va a raccogliere una storia bisognerebbe aver fatto questa esperienza dall'altra parte. Personalmente mi è molto utile, per non dare per scontato che sia una cosa sempre semplice quella di raccontarsi. Raccontarsi è anche una cosa complessa. E quindi la seconda questione sulla quale interrogarsi è: ma come se la vive una persona che racconta la sua storia? Ci sono infinite ragioni per cui noi siamo disponibili a raccontare la nostra storia, ognuno ha la sua, e c'è poi un vissuto sul quale vorrei che noi ragionassimo un po', perché considerare, prendersi cura di questo vissuto, secondo me fa parte un po' della nostra responsabilità quando andiamo a raccogliere una storia. E il terzo blocco di questioni invece è la relazione. Che relazione si può costruire tra uno che racconta la storia e uno che non solo che la ascolta e la raccoglie, ma poi anche la riracconta, quindi entra con la propria soggettività nella storia dell'altro, e questa è una questione delicata. Allora, io comincio dalla prima questione, noi che raccogliamo le storie, e vi propongo questa prima citazione presa da Daniele Del Giudice, lo scrittore. E lui dice questo, parlando di sé come raccoglitore di storie, dice: che ci fosse una dignità nell'essere testimone lo avevo imparato d'estate al cinema all'aperto. Ben presto ci si rendeva conto che gli eroi morivano e loro era la gloria, ma gli amici comprimari ne conservavano la memoria e tramandavano l'accaduto, e loro era l'utilità. Cominciai a nutrire sempre maggiore simpatia per queste figure secondarie e presenti che assistevano all'azione, e così facendo davano possibilità al film.
che nel loro starsene a fianco, a latere, infondevano stabilità al tutto. In una di quelle estati decisi che da grande avrei fatto il testimone. Questa mi è sembrata una bella citazione, ci sono alcune parole chiave che adesso vi rimando, ma prima voglio leggere anche questa seconda, che invece è tratta da alcuni scritti di Hannah Arendt, che è una filosofa che noi tutti conosciamo perché ha molto scritto sul rapporto tra il bene e il male, però ha scritto molto anche su altro, tra cui anche sulla narrazione. E lei dice: possiamo sapere chi qualcuno è o fu solo conoscendo la storia di cui egli stesso è l'eroe, la sua biografia, in altre parole. Il valore morale del testimone sta nella lotta contro il disprezzo e la irrilevanza. E poi aggiunge più avanti: non ci si racconta all'oppressore. Allora, ho messo insieme queste due cose perché mi sembrano interessanti. Sotto un paio di aspetti, e poi però voglio capire quanto, mettendovi voi nei panni del testimone che raccoglie la storia, vi riconoscete in queste cose, oppure quale altre ragioni e quale altra ragione etica, diciamo, mettereste invece di queste che io vi propongo. Però quello che mi sembra interessante qui è intanto la sottolineatura sia dello scrittore che della filosofa del contenuto etico del raccogliere le storie. Cioè loro dicono: raccogliere una storia è etico. Hannah Arendt lo dice con una forza secondo me stupenda, per quello che ve l'ho proposta, perché dice: raccogliere la storia dell'altro, conoscere la sua biografia è praticamente un'azione politica, dice lei, è un'azione politica contro il disprezzo che alcune persone ricevono e contro l'irrilevanza, cioè contro il fatto di essere invisibili, di non essere riconosciuti in qualche modo. E, se volete, del giudice in maniera meno forte forse, però dice sostanzialmente la stessa cosa, dice: c'è l'eroe in scena, i film ruotano tutti attorno a lui, ma se non c'è chi lo racconta, l'eroe si perde, no? L'eroe stesso non esiste. Allora, questo mi sembra interessante, sono due affermazioni molto forti, non so se vi riconoscete in questo o se avete mai ragionato su di voi in maniera così forte. L'altra cosa che sottolineo è questa: vedete, casualmente in tutte e due le citazioni c'è la parola eroe, no? Quindi il narratore viene descritto come l'eroe. E a me questa cosa suggerisce che il fulcro di quella relazione a due è lui o lei. Il protagonista è lui o lei. E del giudice sottolinea questa cosa dicendo: io faccio il testimone e io sono a servizio di questo. Quindi in questa proposta c'è una relazione che appare volutamente sbilanciata, mi viene da dire, dal punto di vista del potere, no? Nel senso che la soggettività del testimone entra in campo perché fa tutte queste cose, rende visibile quella storia, ma l'eroe, e quindi mi viene da dire la figura forte di quella relazione, è il narratore, e su questo loro mi sembrano entrambi molto chiari.